rispetto del contratto nazionale. Vogliamo la nostra dignità, vogliamo il lavoro. Basta con le minacce. Basta con il busta, basta. Basta soldi al nero, basta con il busta e schede cola. Basta, basta. Allora, in pratica, una mattina mi chiama mia moglie da casa che c'era il piccolo che ha dei problemi, mio figlio che non sto qui ad elencare, e mi ha chiamato che stava poco bene. Io che faccio? Va, lascio il carrello, la postazione di servizio e vado dal responsabile di cantiere che era nel momento e gli chiedo il permesso di andare via. E mi sarei assentato per un po'. E nel frattempo chiamo mia moglie e dico di dargli una benda e andare al piccolo perché soffre di laringospasma. E abbandono il posto del lavoro sempre col permesso del responsabile di cantiere e dimentico di timbrare l'uscita perché preso dalla cosa di scappare a casa a vedere come stesse mio figlio. Arrivo a casa, ho visto che il bimbo reagiva bene, che stava bene in quel momento, che grazie all'aiuto della Bendelan si sentiva bene. Ho detto a mia moglie, vabbè, stai tranquilla, che aveva chiamato anche lei la dottoressa dove sta in cura mio figlio. E mi sono recato subito di nuovo al lavoro, sarò mancato al massimo mezz'ora. Il giorno seguente il responsabile mi contestava il fatto che io non avessi timbrato il cartellino dell'uscita e con l'intento di non farmi sottrarre la mezz'ora del lavoro. Invece non era quello, perché stava male mio figlio, non ho pensato proprio a timbrare. Poi dopo una settimana sono stato convocato dal presidente e mi contestava il fatto che non avevo timbrato. Io gli ho dato le mie motivazioni valide, dimostrabili anche con le carte, e lui ha deciso di licenziarmi lunedì scorso. Mi è arrivato la lettera con un messaggio alle 9 di sera mentre ero a casa con i miei familiari che stavo per cenare. Mi è arrivato la cessazione del rapporto di lavoro. Senta, sposato, figli? Sì, sono convivo con un bambino di quasi 4 anni. Sono qui stamattina per dare una mano a questi giovani che sono sotto scacco, a questi giovani che pretendono un qualcosa che noi proponiamo da sempre: una legge sul salario minimo, una retribuzione che sia giusta e che sia rispettosa dei loro diritti. Le condizioni di lavoro sono abbastanza, cioè, molto difficili da accettare. Non abbiamo un bagno, non abbiamo una mensa, non abbiamo le condizioni, un contratto nazionale non viene rispettato. Cioè, tutto questo casino è nato nel momento in cui c'è stata l'iscrizione alla CGIL. Questa iscrizione alla CGIL ha portato a un licenziamento di un nostro collega. E praticamente noi stiamo chiedendo i nostri diritti, il reintegro di questo nostro collega e i nostri diritti, una trasferta, un buono pasto, cose normali, cose semplici, che lui non vuole accettare. Cioè, non vuole ritirare questo licenziamento, che ha fatto un licenziamento ingiusto, non lo poteva fare per dare un segnale della sua forza, perché lui non vuole trattare con i sindacati, è così, purtroppo questa azienda è così. Però noi, restando uniti, stiamo cercando di raggiungere i nostri obiettivi, insomma. Purtroppo i fatti dimostrano un atteggiamento nei confronti del lavoratore licenziato e del sindacato del tutto discutibile, per non dire altro. Noi ipotizziamo che ci sia il comportamento antisindacale sia nei confronti della CGIL, della Filcams, che è la categoria a cui si sono iscritti questi lavoratori, sia nei confronti del lavoratore licenziato, che ha avuto la colpa di essersi assentato 20 minuti e nella foga dei 20 minuti mancati sul posto di lavoro, benché autorizzato dal suo responsabile verbalmente, di essersi dimenticato di timbrare l'entrata e l'uscita, perché correva a casa, ed è tutto documentabile, dal figlio che purtroppo ha seri problemi di salute. E se questo lo mettiamo a fronte di tutto quello che succede qui dentro, perché varcato questo cancello le leggi dello Stato, come dire, cambiano un attimino, dall'applicazione del contratto al fatto che non c'è una serie di controlli sulla salute e sicurezza dei lavoratori, che vengono pagati gli straordinari a quanto pare con le carte Conad, questo è il centro di distribuzione Conad,
che il magazzino sta per essere chiuso e viene trasferito e pretendono che i lavoratori ci vadano a spese loro. Ecco, noi crediamo che ci sia una buona base di discussione affinché l'azienda si sieda al tavolo e cominci a comportarsi seriamente la cooperativa 3M. Se questo non dovesse essere sufficiente, noi chiediamo a PAC 2000, che dà l'appalto alla cooperativa 3M, e quindi chiediamo anche il parere di Coned nazionale sull'andazzo che c'è qui dentro, perché vorremmo capire fino a dove ci dobbiamo spingere noi appresso a loro. Quindi le richieste sono molto semplici: reintegra del lavoratore licenziato ingiustamente e verifica delle condizioni di lavoro sulla salute e sicurezza, l'applicazione del contratto collettivo e tutto quello che ne consegue. Come un sindaco può, come dire, intervenire in questa vertenza? Ma non è la prima vertenza che nasce sul territorio, alla quale diamo la nostra solidarietà come comune, come amministrazione comunale. Credo che le rivendicazioni dei lavoratori, dei nostri concittadini, dei padri di famiglia debbano essere ascoltate. Il sindacato e la sindacalizzazione della classe lavoratrice è una conquista e non un problema per le aziende. Questa è una concezione onestamente che risale a qualche secolo fa. Credo che sia necessario, alla luce di questa protesta, che si apra un tavolo immediatamente, a partire proprio dal reintegro del lavoratore licenziato.